chi l'avrebbe mai detto? Quattro partite di fila in questa maniera, 12 punti dopo l'inizio a Città della Pieve difficile e quant'altro. Oggi, secondo il mio modo di vedere, siamo andati incontro a una partita difficilissima. Porto mister! Poi, fortunatamente, abbiamo dei giocatori che in questo momento fanno la differenza, vedi Martini. Sono capitate due palle lì e non ha perdonato e siamo andati sul 2-0. Poi il secondo tempo la partita sembrava sinceramente un pochino da gestire abbastanza semplicemente, invece questo è un difetto che ha la squadra, si è abbassata un pochino, abbiamo iniziato a prendere diverse palle, punizioni sulla tre quarti e da una di queste è nato il 2-1. Poi è normale, soffri un attimino, psicologicamente, mentalmente ti viene qualche dubbio. Abbiamo avuto poi la fortunatamente subito dopo l'occasione con Martini che ha chiuso definitivamente la gara. Comunque faccio i complimenti anche alla Petralunghese perché secondo me tatticamente è una delle squadre che ci ha creato più problemi, come la Pievese una delle prime giornate. Rispetto alle altre formazioni che abbiamo affrontato qui ci hanno imbrigliato bene e abbiamo veramente avuto il pane per i nostri denti, diciamo. La fortuna di avere un gruppo di ragazzi eccezionali e veramente validi sotto tutti i punti di vista, tecnico, umano e quant'altro. In settimana c'era Paradisi che aveva avuto qualche problema perché è stato influenzato, ha avuto problemi intestinali e quant'altro, si è allenato poco, io l'ho visto bene, Giovanni, mi fido ciecamente, è entrato, ha dato il suo contributo. È quello che fanno abitualmente tutti gli altri, da elogiare per esempio la prestazione di Cacciamani che è entrato, sembrava pazzo, un ossesso veramente, è stato una spina nel fianco fino alla fine per gli avversari. Questa secondo me è la vera nostra forza in questo momento, non cambia assolutamente niente, noi quello che recitiamo dall'inizio è la pura realtà, è pane quotidiano per noi, cerchiamo di mettere in cascina quei punti che ci permettono di giocare con più tranquillità possibile questo campionato, che è l'idea che abbiamo in questo momento. Fortunatamente 5 partite, 12 punti, molto probabilmente ci lasceranno mentalmente, ci faranno affrontare mentalmente le altre partite in maniera diversa, e è quello che sinceramente mi auspicavo. Io all'inizio ho detto a loro, guardate ragazzi, siamo nuovi, bisogna un attimino prendere forma, bisogna un attimino tastare il terreno, mi piacerebbe giocarmela con tutte, fino adesso effettivamente ce la siamo giocata la grande con tutte, questo mi fa felice. Qualcosa da rivedere, che non lo so, il discorso forse del primo gol, non lo so, lì forse lì se un pochino la partita ha preso subito una piega ben chiara, perché è andata una squadra veramente, veramente forte. Lì non lo so, adesso le riprese televisive, diciamo, non lo so, secondo me ha preso la stoppata della palla, anche se noi non siamo stati capaci di rinviare a farla, però io credo che l'abbia stoppata, diciamo, con la mano, che hanno un vantaggio. E poi non volendo ancora continuiamo con i regali, ci chiaro che regalare ancora a questa squadra è dura, perché poi diciamo no, siamo andati subito a giù 2-0 con un altro regalo dal fallo laterale nostro. Queste sono errori che queste categorie non ci possono stare. E poi in questo momento non c'è manco quel pizzico di fortuna, perché si poteva riaprire il primo tempo sulla traversa di Scavizzi, e poi anche vorrei rivedere, solo per curiosità, il discorso anche dentro l'area di rigore, anche il discorso nostro sul cross, diciamo, di Morodei. Ci abbiamo avuto quel pizzico di orgoglio di rimettere in discussione la partita, però come al solito, appena rimessi in discussione la partita, un altro regalo non clamoroso, cioè da Nag, e d'altronde quando è così è giusto sinceramente, diciamo, che perdi, quindi merito diciamo sinceramente al Fontanelli, che come ti ho detto già, sicuramente è una squadra che farà bene e arriverà, diciamo, molto molto in alto, mentre invece per noi credo che sia una stagione molto 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 molto, 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 mol